Ti ricordi quell'estate, in moto anche se pioveva, tentavamo un po' con tutti, cosa non si raccontava, ci divertivamo anche con delle cose senza senso. Questo piccolo quartiere ci sembrava quasi... Marco Simoncelli se n'è andato, una notizia terribile, triste, dolorosa per tutti, per chi le moto le ama, per chi le moto le considera una ragione di vita, per chi invece semplicemente non conosceva il motomondiale fino a quando Sitch, il Super Sitch, è uscito di scena in modo così drammatico, triste, sensibilmente colpendo tutto e tutti. Marco Simoncelli, lo abbiamo detto, lo abbiamo scritto, era prima di tutto un ragazzo giovane, 24 anni, che aveva scelto il modo di vivere e di divertirsi forse più pericoloso, ma che amava fin da piccolo. Un anno accanto a lui, in questo motomondiale, che, ironia della sorte, finirà proprio tra due settimane, con l'ultima tappa del 2011 a Valencia, un anno con lui è stato un anno speciale per chi si è avvicinato per la prima volta a un campionato del mondo bello, divertente, intenso e difficile come la MotoGP. Marco Simoncelli era un ragazzo che ti conosceva, ti stringeva la mano, ti regalava un autografo, ma poi voleva scoprirti. Sì, perché non era lui il ragazzo da scoprire, ma era quel giornalista, quel tifoso, quell'appassionato che gli si avvicinava, che lo coccolava e che si divertiva a stare al suo fianco da scoprire. Simoncelli era un ragazzo generoso. E la sera, prima di un gran premio, ti invitava a giocare una partita a carte o a bere una birra. Sì, perché il gran premio arrivava il giorno dopo e quindi a quell'ora lì, tra le 8 e le 9 di sera del sabato, alla gara non si pensava, c'era un'ora di divertimento, di svago. Simoncelli era tutto questo, era davvero il personaggio, quello che sarebbe stato capace di prendersi l'eredità di Valentino e di portarla avanti con successo e con orgoglio. Forse non avrebbe vinto quanto Rossi, magari sì, però allo stesso tempo avrebbe saputo conquistare, come già aveva fatto, tifosi, fans, media, l'organizzazione del mondiale. Il suo addio è stato tremendo, una mattina di domenica in Italia, quando nessuno forse guardava più il Gran Premio o aveva intenzione di farlo perché quella prova non valeva niente, valeva poco. Purtroppo l'ha animata lui, un attimo dopo, un giro e mezzo dopo il via, con quello schianto tremendo, proprio accanto al suo amico, a Valentino Rossi, che in quel momento avrebbe voluto fare tutt'altro che essere lì. Il saluto a Marco Simoncelli è un saluto di cuore, un saluto che non ha niente di retorico. Dispiace, se n'è andato un grandissimo pilota, ma diciamolo in questo caso, forse anche un piccolo amico che sarebbe diventato un grande amico. Ciao a tutti.